Credo che è fin troppo evidente. Oggi è stata una partita dove si è rivista una squadra che ha un carico, come dicevi tu, psicologico che non riesce a mettere da parte, perché l'avvio di questa partita lasciava ben sperare, anche perché abbiamo giocato al calcio, abbiamo manovrato bene, siamo stati offensivi, abbiamo creato comunque delle opportunità e realizzato anche una bella rete. Dopodiché, come dicevi, dopo la prima mezz'ora un po' siamo calati fino ad arrivare ad un secondo tempo dove la squadra ha subito, ripeto, quel carico di tensione che li ha portati a questa situazione. Che ci ha portato a questa situazione di classifica. Io non adesso sono più che preoccupato, sono molto arrabbiato perché comunque mi aspettavo veramente una partita fatta piena di orgoglio anche perché qui a Barletta, al di là delle qualità tecniche, al di là delle qualità fisiche, i giocatori quando vanno in campo devono veramente saper dare tutto, certo con ordine tattico, tutto quello che vogliamo ed è una cosa che non. L'aspetto psicologico è quello che magari un po' mi preoccupa, però mi preoccupa perché ce l'hanno loro. Io non mi lascerò, dicevo prima, travolgere da queste emozioni negative perché non me lo posso permettere, non ce lo possiamo permettere e cercherò assieme al direttore di analizzare bene tutta la situazione, abbiamo del tempo per poter porre dei rimedi e di sicuro lo faremo perché così diventa pesante. L'aspetto fisico, se uno psicologicamente ha nella mente solo pensieri o aspetti negativi, è chiaro che poi ne risente anche il fisico e si vedono partite disordinate come quella di oggi, dopo la prima mezz'ora. Beh, vabbè, è stato un susseguirsi di situazioni e anche di partite, in quest'ultimo periodo soprattutto, al di là della polvere sotto il tappeto, la squadra viene costruita, poi si sono fatti anche delle piccole correzioni, però queste purtroppo non sono servite perché oggi si è rivista, dopo la prima mezz'ora, si è rivisto il Barletta di qualche settimana fa, anche domenica scorsa. Effettivamente a Fasano quantomeno siamo stati un po' più ordinati, non siamo mai stati. Il problema è che, ed è la cosa che mi preoccupa più che l'aspetto anche fisico, è che queste due partite abbiamo tirato in porta poco. Le partite almeno si valutano in generale, si valutano anche in base a principi di pericolosità. Noi di pericoli oggi ne abbiamo fatti passare poco all'Angria, anzi quasi nulla, se magari in quella prima mezz'ora un paio di situazioni oltre al gol, però per il resto niente, per il resto. Potevamo addirittura, perché ci sono stati due palloni, due calci d'angolo, il pallone è passato lì davanti alla porta e ci sono state delle deviazioni non opportune, perché sarebbe stato magari il pareggio, però l'idea sarebbe stata sempre la stessa. La nostra concezione di squadra sarebbe stata la stessa e avremmo comunque, come abbiamo già iniziato a fare, cercare di cambiare qualcosa anche nello stesso organico. Vabbè, tu mi chiedevi di questa squadra, intanto l'allenatore l'hanno cambiato, adesso bisogna farci una battuta, eh? Adesso bisogna cambiare tutta la squadra perché quella che è vista oggi non dobbiamo prendere spunto la prima mezz'ora, perfetto, lo facciamo perché comunque si sono viste anche delle buone giocate, insomma, senza dover soffrire le loro ripartenze più di tanto.
Noi abbiamo il tempo di recuperare e dobbiamo sapere con molta attenzione cosa fare, cosa cambiare, perché tempo non ce n'è più di tanto. Anche io avrei preferito, ecco, che oggi ci offrissero una prestazione diversa, oltre a quella, l'avrò ripetuto 3.000 volte, oltre a quella prima mezz'ora. Perché? Perché mi avrebbe dato la possibilità magari di poter lavorare, perché adesso non c'è tempo, è vero, adesso ci riprendiamo il 7 dicembre, però per dare un'identità magari diversa rispetto a quella che la squadra ha fatto notare fino ad ora, è chiaro che uno ce l'ha il tempo, però con una squadra, per cui anche i nuovi che entreranno, sono fiducioso di questo. È chiaro che entreranno in corsa e stai sempre un po'. E lì dobbiamo essere bravi noi tecnici, ecco, a valutare bene anche in poco tempo quelle che sono le vere risorse future e ottimizzare affinché si faccia dalla prossima in poi un campionato diverso rispetto alle aspettative iniziali. Ah, Schelotto è un buon giocatore, è chiaro che oggi anche lui nella prima parte ha fatto anche molto bene, stava anche bene. La mia preoccupazione è che magari anche lì a Fasano non l'ho messo, perché la mia preoccupazione era quella di non di, che potesse ricadere, visto che mancava da parecchio tempo, perché è arrivato solo giovedì scorso, dalla settimana scorsa. È chiaro che uno Schelotto nel pieno delle sue capacità potrebbe anche, però siamo in discussione tutti, cioè dopo questa sconfitta così amara, poi perdere in casa a me, ma a tutti fa male. Farlo qui a Barletta, sinceramente, dove la Barletta Sportiva ha dei numeri eccezionali, non solo come numero di persone che viene allo stadio, ma soprattutto per la grande passione che riversano, e lo abbiamo notato in passato e l'abbiamo notato anche oggi. È un peccato per tutto questo, e solo su questo dobbiamo essere orgogliosi di poter giocare un campionato, una seconda parte del campionato qui a Barletta. Beh, la Cazzime un po' l'abbiamo anche intravista nella prima parte, perché abbiamo iniziato subito la partita, l'abbiamo iniziata a fare noi, insomma. Abbiamo recuperato palla nella loro metà campo, siamo ripartite, abbiamo creato delle situazioni che potevano essere, magari avere una conclusione decisamente migliore, oltre alla rete, bella rete realizzata. E la Cazzima è una di quelle situazioni in cui per averla devi essere nel pieno del controllo psicologico, perché se no poi sia la Cazzima e anche l'aspetto fisico viene meno. Ma tutti, siamo tutti in discussione. Magari non il sottoscritto, perché sono appena arrivato, come dicevo prima, facevo la battuta. L'allenatore è stato cambiato, adesso invece anche gli under dovranno cercare di, per quanto, ma che tante volte uno pensa che gli under siano piccoli, no? Sono giocatorini, cioè gli under in pratica hanno già 19 anni, insomma. 18, 19 anni, 20 anni, per cui sono anche giovani che hanno pure fatto un campionato, due campionati in questa categoria. È chiaro che anche loro sono in discussione. Ci dobbiamo, dicevo prima, siamo incudine, adesso dobbiamo solamente accettare tutto quello che di negativo e di protesta ci viene addossato, e di critiche che ci vengono addossate, perché
dobbiamo accettare, abbassare la testa, farsi calare un po' di cenere in testa e andare avanti, ripeto, andare avanti però coscienti che bisogna cambiare qualcosa, bisogna cambiare rotta perché se no questa, anzi meno male che c'è la sosta, sembra quasi un declino, ecco, un lasciarsi andare più che cercare di reagire. È chiaro che gli under, quelli buoni buoni, se li tengono. Questo è il problema, c'è Ascione, bravo, c'è Ascione, Gambino, si vede, sono under, ma non, come dicevo prima, io non li reputo under perché hanno tantissima qualità nelle loro capacità, per cui sarà forse difficile, però ci proveremo, proveremo a mettere in discussione tutti, a mettere in discussione tutti.